Aracataca è una città nel nord della Colombia, nello stato di Magdalena, ed è una piccola città in realtà, senza nessun'altra attrattiva turistica, se non il fatto che c'è nato García Márquez, il grande scrittore Gabo Márquez, quello di Cent'anni di solitudine. C'è un libro che io adoro, è un testo sacro per me, è come un libro sapienziale proprio. Comunque, insomma, se tutto va secondo i piani, tra 2 giorni arrivo ad Aracataca. Aracataca! Siccome ogni viaggio funziona meglio se lo vivi come un pellegrinaggio, quindi con un punto d'arrivo che rende il viaggio in qualche modo più significativo, l'ho chiamato Aracataca perché quello doveva essere il punto di la meta del pellegrinaggio. Sebbene poi ho proseguito e sono arrivato fino a Barranquilla, che è la città dove a fine febbraio c'è il carnevale latinoamericano più avvincente, più vitale e anche più autentico, no? Perché il più grande del Sud America è sicuramente Rio, però Rio ormai è un evento globale, no? E invece il carnevale di Barranquilla ha ancora questo aspetto proprio selvatico che lo rende, che mi incuriosiva, non l'avevo mai visto, e quindi ci sono andato e ho passato gli ultimi 3 giorni del viaggio in questa città assurda, fantastica, che è Barranquilla. Durante il carnevale si trasforma in un luogo che suona proprio. Immagina una città che suona come una festa. Vi porto tutti con me in questo viaggio fantastico. Vi porto a Macondo e poi da Macondo in giro per il mondo. Salite, che vi porto a fare un giro.